insegnanti intervenuti, vedo qualche dirigente scolastica anche, e le suore domenicane, quindi io in realtà mi interessa un po' di tutto quello che si riferisce al sociale. Avendo un figlio disabile so quali sono i problemi che si possono incontrare. Già da piccolo, per la verità, lui rischiò di essere vittima di questo problema, di essere affocato proprio da una caramella, e mia moglie in una maniera barbara l'ha salvato. Però, conoscendo invece che esistono altri sistemi più efficaci, che adesso vedremo, per salvare un bambino sta avendo uno di questi problemi, penso che è proprio opportuno portare a conoscenza di tutta la gente del paese o dell'Italia addirittura, perché questi dottori che vengono adesso girano un po' per tutta la Campania a fare queste dimostrazioni, perché la disostruzione è una manovra delicata che va fatta nella maniera specifica, cioè loro dimostreranno in che maniera si fa e si deve fare solo in quella maniera, altrimenti i loro movimenti possono causare più danni di quello che si stavano in realtà creando. Stamattina siamo qua perché per un avvenimento di cronaca che è successo un po' di tempo fa, che mi ha colpito. Questo avvenimento di cronaca risale a un po' di mesi fa, in particolare ad aprile. Cosa è successo? Che un bambino, Patrizio, è rimasto soffocato da un boccone di mozzarella. Da aprile è successo questo avvenimento, scorro durante l'anno scolastico, prosegue, cioè quando vado a scuola costringo alla bidella a fare pezzettini sempre più piccolini e tutto, insomma c'è questa mia ansia di sapere di più, nonostante forse che ho seguito il corso per libretto, per come fare il libretto sanitario, e quindi sapevo, insomma, necessitava che dovrebbe essere, tutte le maestre dovrebbero avere una determinata informazione su questo argomento. Si è verificata stamattina questa conferenza perché c'è stato un fattore di rischio. Vedo un'email di tutta scuola, mentre io vado a scuola in questi mesi e la mia ansia continua come maestra della responsabilità che i genitori mi affidano questi figli, vedo che fanno questa lezione interattiva a Napoli. Contatto uno dei rappresentanti dell'associazione di tutta scuola, che è anche il genitore di un ragazzo disabile della nostra associazione, se era possibile questa cosa farla a Sant'Anastasia, e mi dà la sua disponibilità per poter fare questa conferenza, questa lezione. Contatto l'amministrazione comunale, io ho rapporti con Giustina perché ci occupiamo dei ragazzi diversamente abili, però io devo dire una cosa, questo argomento riguarda indistintamente tutti. L'amministrazione mi dà la sua sensibilità, evidentemente anche il sindaco, che è un medico e sensibile a questo argomento, e stamattina spero di dare un servizio di formazione alla comunità anastasiana. Grazie di essere intervenuti a tutti. Caro Marco, non sono Wonder Woman, ma ce l'ho fatta. Mia figlia Sofia rischiava di soffocare per un pezzetto di prosciutto. In quel momento mi sono ricordata quello che avevo imparato al tuo corso un anno prima. Ho saputo cosa fare, ma soprattutto cosa non fare, e l'ho salvata. Caro dottore, mi hai permesso di assistere nuovamente alla nascita del mio bambino. Un pezzo di tarallo gli occludeva la gola. La cosa splendida è che grazie al corso ero sicura che lo avrei salvato. Oggi io e il mio piccolo Simone abbiamo fatto una preghiera per te e la tua missione. Caro salvamamme, ho visto mio figlio venire verso di me con le braccia alzate, in cerca di aiuto a causa di una caramella. Sul muro della cucina avevo attaccato il manifesto con le istruzioni per le manovre sulla disostruzione delle vie aeree. Le ho messe in pratica. Adesso mio figlio sta giocando con gli altri bambini. So quanto sono preziosi questi momenti, che avrebbero potuto non esserci più. Caro Marco, non mi è facile scriverti questa lettera. Vorrei parlarti di mio figlio. Si chiamava Francesco. È morto la sera del 5 agosto 2009, soffocato da uno stupido chicco d'uva. Io e mio marito non siamo riusciti a salvarlo. Ho trovato su internet il tuo sito. Con le lacrime agli occhi ho visto e rivisto le immagini che mostravano le semplici mosse che lo avrebbero potuto salvare. Ti mando una foto di mio figlio. Quando è morto aveva solo 21 mesi e una settimana. Siamo
qui oggi per questo bellissimo evento e ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, le associazioni che hanno reso possibile tutto questo. E c'è da sapere che grazie a queste lezioni interattive che noi portiamo in giro per la città, ma per la nostra regione, già si sono salvate tantissime vite. La lezione viene svolta una parte teorica, una parte pratica, con dimostrazioni ed esercitazioni sui manichini. Ma si pensi che ogni anno sono 50 bambini che perdono la vita per soffocamento da fuoco. È strano, si è calcolato uno a settimana. Quello che è importante sapere è che la maggior parte di questi bambini possono salvarsi, se solo chi gli sta vicino in quel primo momento sa esattamente cosa fare e sa fare la cosa giusta. Noi siamo qui oggi per portare un messaggio importante, che chi salva un bambino salva il mondo intero. Ogni anno in Italia ci sono 50 famiglie distrutte da una tragedia senza confini. 50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo. Non solo per il corpo estraneo che hanno ingerito accidentalmente, ma soprattutto perché chi li assiste nei primi drammatici momenti di solito non è formato. Il non sapere genera errori. Prendere per i piedi un bambino che è ostruito, o peggio ancora mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte da soccorritori occasionali e che di solito provocano la morte del bambino. Seguici e scoprirai perché noi per voi, voi per loro. Chi salva un bambino, salva il mondo. Del bambino. Mi trovo ad una festicciola, c'è un bambino, ha mangiato una caramella, gli va di traverso, comincia a tossire, mette le mani intorno al collo, mi avvicino, invito il bambino a tossire, la tosse è la difesa naturale del bambino, bambino tossisci, tossisci, facendogli mantenere la posizione che preferisce. La situazione diventa ingravescente, il bambino diventa scuro in volto e non riesce più a tossire, si passa da un'ostruzione parziale a un'ostruzione completa. Aiuto, aiuto, c'è un bambino che sta male, chiamate il 118. Mi comincio ad occupare del bambino. La mia mano passa sotto il braccio e lo prenderò sulla mandibola. A questo punto lo prendo e lo posiziono sul mio ginocchio, che diventa un piano declive, tenendolo con la testa verso il basso. Effettuerò a questo punto 5 colpi interscavolari con via di fuga laterale. In questa maniera. 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto effettuerò, alternando, le 5 manovre di Heimlich modificate pediatriche. Apro la parte anteriore dello spoglio, il pollice sul processo xifoideo, la base dello sterno, l'indice sull'ombelico. L'altra mano passa da sotto, entra all'interno
e chiuderà il pollice al suo interno, l'altra mano sopra, ed effettuerò la manovra di Heimlich caudo-craniale antero-posteriore, detta a cucchiaio, per 5 volte. Ecco, bravo. Ma siete bravissimi. È morto così. L'intruso qua. Sì, centrale che tende verso l'esterno. Verso il lato, non al centro della terra. Perché se così alza la terra.